L'onorevole Elisabetta Lancellotta e il senatore Costanzo Della Porta, rappresentanti molisani in Parlamento di Fratelli d'Italia, hanno avuto un primo dialogo col ministro della Salute Orazio Schillaci, col quale torneranno presto ad incontrarsi nella capitale subito dopo la nomina dei sottosegretari. Tra le priorità dei cittadini c'è la questione sanità, per la quale nel tavolo istituzionale la delegazione parlamentare di centrodestra lavorerà nell'interesse dei molisani al fine di restituire un sistema pubblico di eccellenza al territorio. Ci sarà una grandissima attenzione per tutta la nazione, per il Sud Italia, ovviamente per il Molise. Noi siamo due parlamentari molisani, sia io che il senatore Della Porta, e daremo grandissima attenzione alla nostra regione. Partiremo con il decreto Molise, come abbiamo detto, quindi la priorità sarà la sanità. Il senatore Della Porta ha avuto un dialogo con il ministro della Salute proprio per organizzare un appuntamento quanto prima dopo la nomina dei sottosegretari affinché possa essere portato avanti il discorso del decreto Molise che comprenderà non soltanto il discorso sanitario come dicevo poc'anzi, quindi fuoriuscita dal debito e dal azzeramento del debito e fuoriuscita dal commissariamento e risoluzione soprattutto delle cause, quindi anche deroga del decreto Balduzzi, ma punteremo molto anche sulle infrastrutture perché è fondamentale, sono fondamentali per il nostro territorio. Ce n'era stato in precedenza dall'ex Premier Draghi un impegno per la progettazione di circa 120 milioni di euro per la Termoli San Vittore. Se ne parla da anni per far uscire sostanzialmente il Molise da uno stato di arretratezza atavico. Quale potrebbe essere il vostro impegno in tal senso come delegazione parlamentare molisana? Un impegno fattivo e determinato, ne ho parlato poc'anzi quando ho parlato di decreto Molise, che include non soltanto il discorso sanità ma anche il discorso infrastrutture. La costruzione di questa quattro corsie che unisca Tirreno ad Adriatico, proprio perché è fondamentale investire sulle nostre infrastrutture, ma proprio su tutto il territorio regionale. E il governo di Giorgia Meloni attenzionerà assolutamente questa problematica su tutta la nazione e noi faremo sì che questa problematica venga attenzionata molto anche nella nostra regione.